Come sempre, buongiorno. Oggi è 9 dicembre, sì, siamo un po' in ritardo e come ogni mattina io mi alzo e bevo il mio bicchiere di acqua così a digiuno prima di fare colazione. Come ogni mattina mi guardo un po' di cose in internet, faccio la mia solita foto per Instagram. Ah, se ancora non mi seguite, seguitemi, sono tale madre e tale figlia. E poi inizio la mia giornata tra cose al PC e non solo. Nel frattempo volevo aggiornarvi sulla situazione della mia spedizione. Comunicazioni da UPS ferme al 5 dicembre, Milano. Siamo al 9 dicembre e io non ho più informazioni. Speriamo bene. Oggi il tempo non è bellissimo. Fortunatamente ora non piove, questa mattina ho fatto il diluvio. Ero in casa e sentivo tutta la pioggia cadere. Oggi è un'altra bellissima giornata. Sempre in giro, sempre di corsa. Visto che ci siamo, facciamo un piccolo tour di Roma. Ora stiamo arrivando in Piazza della Repubblica, questa qui grande davanti a noi. Questa a destra è la chiesa dove si è sposato il principe Emanuele Filiberto con Clotilde qualcosa. E guardate che bella la piazza e continuiamo il tour. Siamo arrivati in pausa pranzo, è giovedì, la baby non è andata a scuola perché abbiamo una visita medica e io sono stata tutta la mattina dalla commercialista. 4 ore di full immersion che non facevo dai tempi o delle superiori o dell'università. Per pranzo mangiamo tacchino, io e il coinquilino che fa anche rima, e poi andiamo dal dottore. Siamo nel quartiere Coppedè di Roma e stiamo andando dall'ortopedico per Giulia. Ci piace questo palazzo qua. Questo è il Flatiron. Sì. Aspetta, Giulia, qua ci mettono sotto. Tieni. Guarda lì che albero sul. L'abbiamo visto, l'ho visto. Ah. Tornati a casa, siamo andati a fare un po' di spesa e adesso la sistemo velocemente perché è tardi ed è ora di preparare la cena. Buongiorno, buon giovedì. Venerdì. Questa settimana è stata più veloce della luce e ho perso totalmente
cioè il conto delle giornate. E ieri è stata una giornata interminabile, ho cercato di vloggare il più possibile, ma non so se sono riuscita a fare tutto perché sono sempre stata in giro. Ieri mattina sono stata dalla commercialista che mi sta facendo ripetizioni di contabilità avanzata. Non lo so, non ero più abituata a stare 4 ore concentrata. Sono uscita con un mal di testa, mal di stomaco, avevo la nausea. Io pensavo di stare malissimo, non riuscivo a stare in piedi. Sono state 4 ore durante le quali non mi sono alzata mai dalla sedia, mai. A parlare di tutte cose che comunque ho studiato all'università, io sono laureata in economia e commercio, ma non ho mai seguito quello per il quale ho studiato, ho fatto altro. Ed ero davvero, non ne potevo più. Cioè, sono cose che mi piacciono, perché comunque tenere conti, cose. Sì, però dall'altra mi mettono tanta preoccupazione e ansia perché se non lo fai bene, poi sono tornata a casa, pranzo veloce, ho continuato a lavorare perché mi ha dato dei compiti, quindi ho fatto i compiti a casa, tante cose devo ancora finire. E siamo andati con Giulia dall'ortopedico, il quale ha detto che anche Massi si deve operare, preoccupatissimo Massi. Uscita dallo studio siamo andati a riprogrammare, a rifare i plantari a Giulia e poi tornando in macchina ho avuto l'interclasse perché sono rappresentante di classe e quindi ero in macchina a fare l'interclasse, a partecipare all'interclasse. Terminato l'interclasse siamo andati a fare la spesa perché vi avevo detto piange il frigorifero e poi sono tornata a casa. Ero full. Cioè una giornata caotica, tu dici sì, ma effettivamente no. Caotica. E nulla, oggi io e Giulia andremo da una parte e speriamo bene. Niente, oggi non so se riuscirò a vloggare e vloggare sufficientemente. Cercherò di raccontarvi un po' la giornata in qualche modo. Buongiorno Ryan. Buongiorno. Buongiorno, indovinate dove siamo? In auto. Questi giorni sarà così. Sono un po' di giorni che siamo sempre in auto. Ovviamente sta piovigginando, io ho messo gli UGG. Ah, e prima abbiamo visto una macchina bellissima perché aveva le corde delle renne. Molto bella. Tutta verde. Stiamo arrivando. Cosa mangi? Siamo all'interno degli studi Mediaset in attesa di fare il tampone e io, come sempre, ho un po' di paura. E comunque, fortunatamente non fa freddo. Mamma mia, si gela! Sembra che siamo in montagna.
Nuovamente buongiorno, oggi è sabato 11 dicembre. Come immaginavo, ieri non ho potuto vloggare più di tanto all'interno degli studi Mediaset e la stessa cosa sarà oggi e nei prossimi giorni. Per questo motivo questo vlog è un po' un'unione di varie giornate. Niente, ora faccio colazione, faccio delle cose al PC e poi si riparte verso gli studi Mediaset. Oggi che la giornata è abbastanza serena, ieri pioveva, quindi oggi si vede il Gran Sasso e la neve sul Gran Sasso. Dentro una stanza, è stato un esperimento sociale il mio. Siamo qui in attesa che il coinquilino ci venga a prendere. E io, fa abbastanza freddo, anche oggi è andata. Non so se vi posso far vedere dove siamo, ci provo. Perfetto, il coinquilino ha deciso di andare verso la Tuscolana per vedere le luminarie e essere imbottigliati ovviamente nel traffico dopo una giornata estenuante. Top! Buongiorno e buona domenica. Oggi è discretamente tardi perché sono le 7 passate, ma questi giorni è una stanchezza che è indescrivibile. Oggi mangio la ciambellina, donut come i Simpson. Non ho acquistato il pianoforte perché era troppo grande, ma è alta quanto me. Non so se si vede, e comunque la Roland è la marca migliore per pianoforti, pianole, così. E questa qui, questo è un piano con i tasti pesati. Nuovamente buongiorno e buon lunedì. Oggi il coinquilino non c'è, quindi andremo in macchina, io e Giulia da sole, guiderò io. Speriamo bene che mi ricordo la strada, perché non me la ricordo. Ma dai, sono fiduciosa. Come sempre sono qui a colazione e come sempre non posso vloggare durante la giornata perché siamo sempre all'interno degli studi Mediaset e non è possibile riprendere troppo. Però nei prossimi giorni tornerò più presente con vlog più interessanti. Ieri il coinquilino ha montato il pianoforte. Sì, purtroppo oggi non c'è perché è partito. Che poi non è un vero e proprio pianoforte, è un piano con i tasti pesati come quelli del pianoforte, quindi è un po' più piccolo perché spazio non ne abbiamo. Però è come se fosse realmente un pianoforte. Sì, perché non è tanto piccolo, guarda quanto è grande. È grande come un pianoforte di lunghezza. Inizia, sorella. Thank you.
Allora, eccoci qua. Anche eccoci qua, non ci si vede. Ma bisogna inquadrare il calendario. Ah. Oggi dobbiamo recuperare tantissimi giorni. E che giorno? 9. Proviamo a vedere se il 9 è già stato aperto o meno. Aspetta. Sì, 9, sì, allora 10. 10 l'ho vista. È vero, eccolo. Fai vedere cosa c'è nella casellina 10. Di certo era prevedibile, era sì. Piccolina. Oh, però non ce la faccio. Aspetta, ce la sto facendo. No, non ce la sto facendo. Eccolo qua. No, non andate dentro, vediamo. Grazie. Allora, nella 10 c'era il Lovetto Kinder minuscolo. Okay, minuscolo qua. Verde. Nella 10 sarà Lovetto Kinder minuscolo verde. Ok, nella 11 non lo so. Allora, 11. Ah, eccola. Qui forse lo so, forse. Bello rotto. Ah, ecco, non pensavo ci fosse questo. C'è il Kinder. Ok, tutto natalizio. Lungo 12. Ho spaccato tutto il calendario. 12, eccolo. Un altro. Va bene, un altro ovettino. Verde. Aspetta, te lo prendo io. Ecco, ce la sto facendo. Grazie. Ed è sempre questo qui. Nella 13, che è la giornata di oggi. Oggi non è 14. No, oggi è 13. Ah, pure questa è grande. Ah, forse questa sa cosa c'è. C'è l'aperto. C'è il Choco Bones. Ok. Ora tocca a mamma. Adesso passiamo al nostro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quindi dobbiamo aprire la 10. Eccola qua. È saltato il Raffaello, buono. È vero, molto buono. 11, cerchiamo la 11, eccola qua. Wow, questo è buonissimo. È vero. 12, eccola qua, la 12. Wow, un altro. Ah, non pensavo ci fosse quello. Che bottino. E 13, ci sarà sicuramente il classico nella 13. Sotto la 13 ci sta, perché guardate oggi che bel bottino. Però i più buoni sono quelli con dentro. Dai, oggi abbiamo scartato belle caselline. Vediamo un po' domani il 14 cosa ci riserverà.